Ciao! Allora, oggi video dei flop del mese di maggio. E il primo flop sicuramente è questa crema della Bottega Verde che si chiama Retinolo BV Plus. È una crema viso giorno potenziata con pro retinolo, collagene vegetale, acido ialuronico, estratto di ginseng, vitamina E ed F. Allora, questo era un campione da 5 ml e premetto che io questa crema la usavo alla sera, perché io di giorno applico solo il siero. Allora, anche usata alla sera è troppo ricca per il mio tipo di pelle, perché anche se ne mettevo poca, mi svegliavo la mattina con la pelle molto unta e quindi sicuramente non è un prodotto adatto alla mia pelle mista. La profumazione non è eccessiva, non persiste sulla pelle, quindi potrebbe anche andare bene, ma la texture è troppo ricca, quindi la metti a fuoco, eccola qui. Quindi questa la boccio perché non è adatta al mio tipo di pelle e sicuramente non è adatta a nessun tipo di pelle mista o grassa. Dice essere per il giorno, ma io non ve la consiglio assolutamente. E questo è un flop. Il secondo flop è questo blush della Neve Cosmetics che si chiama Pink Moon. Io ho questo nella jar piccola perché ho pensato di provarli tutti e per fortuna che li ho presi piccoli perché questo lo straboccio. E allora, intanto, prima ve ne parlo un secondo e poi ve lo mostro swatchato. Che io non capisco sinceramente perché non è un blush, ma non è un illuminante, è pieno pieno di glitter, quindi ed non va assolutamente bene come blush perché è tutto un luccichio. L'ho provato come illuminante, ma essendo in polvere libera non va bene neanche in questo caso perché tende a far cadere tutti i glitter. L'ho provato come ombretto, ma anche in questo caso in polvere libera e quindi c'hai un fallout nella parte inferiore degli occhi, che è una cosa tremenda. Ho provato allora con gli ombretti in crema e poi picchiettarcelo sopra e un pochino di glitter li tratteneva, ma no. Cioè, è bello perché ha un bel colore, è bello luminoso, è bello con i glitter, ma in polvere libera e sappiamo che glitter in polvere libera, dovrebbe essere un blush e non lo è. Potrebbe andare come illuminante, ma non lo è. Alla fine l'ho finito come smalto o come gloss, ma non è affatto quello che dovrebbe fare e quindi lo boccio. Ultimo prodotto che boccio, e questo ho fatto davvero fatica a finirla, è questa crema della Bottega Verde, la Hyaluron Plus. Dice di essere una crema per il viso effetto giorno, ricompattante, effetto filler, con acido ialuronico e estratti di fiori bianchi. Ha un SPF 15. Allora, io le creme per il giorno non le uso, lo sapete benissimo, perché preferisco i sieri molto più leggeri e normalmente le Ma creme le uso questa alla alla sera. sera. Avendo il fattore di protezione, non potevo utilizzarla alla sera. E nel giorno non andava assolutamente bene perché è troppo ricca e tendeva a lucidarmi la pelle immediatamente, anche se ci mettevo strati e strati di cipria. Alla fine, per finirla, perché non volevo consumarla, l'ho usata come crema mani per il giorno, ma sicuramente non è il suo uso. La texture è abbastanza leggera e assorbe anche velocemente, ma è troppo ricca per la pelle mista e quindi questa la boccio. Allora, questi erano tutti i flop del mese di maggio. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovate. Se vi sono stata utile, mi raccomando, mettetevi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty. E mi raccomando sempre anche la campanella, così verrete avvisate con la notifica ogni volta che carico un video. Comunque vi ricordo ogni settimana e alla prossima. Ciao!